Buonasera a tutti, a nome delle librerie Feltrinelli vi diamo il benvenuto, vi ringraziamo di essere qui questa sera. L'occasione di questo incontro è la pubblicazione per Mursia nella collana Glosia e del libro di Gabriella Ganugi, La bambina che contava le formiche. Il libro effettivamente è già uscito da qualche mese, però siccome l'autrice è spesso fuori dall'Italia per motivi di lavoro, solo ora ha la presentazione ufficiale nella sua città e di questo siamo molto contenti. Il libro non è un libro di ricette, o perlomeno non è solo un libro di ricette, è anche un libro in cui la scrittura fa la sua parte, perché spesso dal rapporto che si ha con il cibo, quando è un rapporto sano naturalmente, si capisce molto sulle persone. Allora, insieme a noi a presentare il libro di Gabriella Ganugi c'è Ippolita Morgese e le letture sono di Gaia Poli. Il lavoro nobilita l'uomo. E cosa fanno le donne? Lavoro, 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 ma non basta. Non basta quello che guadagno per pagare il mutuo, per mangiare, per pagare le bollette. Sono una direttrice, una che comanda, una dirigente. Perché allora devo fare le torte la notte per una pasticceria del centro per arrivare alla fine del mese? Perché il mio stipendio di dirigente è così basso? Perché sono una donna. Io ho una ricchezza, me stessa. Ogni tanto la perdo, mi lascia sola, se ne va per le strade strette della mente e inciampa nei ciottoli del dolore, arranca e grida, ma poi ritorna, non mi abbandona mai. Io cucino, so far da mangiare, colleziono ricette, cucino per tutti. Io voglio creare una scuola di cucina, lo voglio con tutta me stessa. Voglio insegnare la cucina italiana a questi ragazzi che vengono a Firenze perché ci amano, perché sono affascinati dalla nostra cultura, dal nostro paese. Voglio insegnare loro quanto l'odore del castagnaccio e della ribollita che fuma in tavola siano parte di noi, della nostra vita, di quello che siamo oggi. Noi siamo la storia, ma possiamo costruire una storia migliore, aprendo le porte e condividendo la nostra conoscenza e i nostri valori. Ho visto un posto bellissimo, in via Guelfo 85. È un volume unico, con la luce che entra da un giardino a sud. Costa 400 milioni di lire. Il cuore mi batte così forte, ho paura che lo sentano anche i mediatori. Ho una visione, vedo le cucine, sento l'odore della pasta fresca e del ragù, vedo studenti con le divise, vedo sorrisi e gioia. Miracolo a Firenze, sì, è un altro film. La domenica prima dell'apertura siamo tutti lì, a spazzare e pulire. Io, la mia famiglia, i miei amici, l'idraulico e gli elettricisti. Non è un film di Natale di Walt Disney, è il mio sogno, è l'orto della nonna, è la mia America. Ho costruito tanto da allora, ma ci credo sempre. Ci credo ogni giorno, nel sogno, nella forza delle donne, nell'orto di mia nonna. Ogni volta che varco le soglie delle mie scuole, ho i brividi alla schiena. Sento ancora adesso a credere che tutto questo sia successo, che il mio sogno non sia un delirio, ma questo microcosmo di persone e studenti sia il mio lavoro, la mia fatica di donna, la mia storia. A New York, dove io passavo, trascorrevo tanti anni per motivi di lavoro, e me la presentò una comune amica, Consuelo Bambini, la moglie del console di allora italiano a New York. E questa signora, piena di energia, dinamica e con tanta iniziativa, mi incuriosì. Aveva ideato e fondato una scuola di cucina e ospitalità. Si chiama Apicius e ha sede qui a Firenze, e questa scuola in breve, sotto la sua guida sapiente, era diventata meta di studenti che provenivano da ogni parte del mondo. Quindi io avevo di fronte a me una persona intensa, come la potete vedere, sicura di sé, consapevole, orgogliosa del suo successo, che a suon di ricette ereditate dalla famiglia, di ingredienti combinati, come dice lei, con maestria, di alchimie di fragranze e proporzioni, insegnava a gente che veniva da tutto il mondo a creare sapori e consistenze. Scrivo da sempre per me, perché mi è sempre piaciuto fin da bambina e colleziono pezzi, flash, fotografie della mia vita. Questo libro qui è l'insieme di
tanti pezzi della mia vita che ho messo insieme un giorno per un concorso alla Camera di Commercio di Firenze, che tra l'altro mi ha suggerito la mia amica Valeria, che è qui. E l'ho messo insieme, l'ho messo in una busta senza ricette e ho vinto quel concorso. E Gianni Cucciani l'ha letto al Teatro Comunale, mi pare fosse esattamente novembre del 2009. E quando ho sentito Gianni Cucciani sul palco che leggeva quello che io avevo scritto per me, nei momenti di solitudine, nei momenti di felicità, mi sono assolutamente congelata sulla sedia. Poi ora non ci ho ancora fatto l'abitudine, però a sentir leggere da un altro quello che è il tuo momento intimo e privato è un'emozione grandissima. Però voglio dire a tutti, donne e uomini, una cosa importantissima di questo libro, al di là della scuola che è la mia vita e tutto quello che ho fatto, io vi dico che io non conoscevo assolutamente nessuno. Ho preso un capitolo di questo libro, ho fatto la sinossi, l'ho messo in una busta e l'ho mandato a 20 case editrici senza nemmeno mettere il mio curriculum. Mursia mi ha risposto anche altri e me l'ha pubblicato. Questo per dirvi che se avete un sogno nel cassetto, se avete qualcosa che volete fare nella vita, non vi arrendete, fatelo, perché le cose succedono davvero.